Benvenuti a un commento di una nuova partita dell'Italian Super Premier League. Allora, andremo a vedere Stefano Tomasetti con Stefano Bompieri. Due Stefani che si scontrano. È il girone 1, sfida di livello. Non c'è con me Jacopo, infatti vedete la finestra nera. Per cui vi accompagno come al solito con una telecronaca da strapazzo, ma vediamo cosa è successo così non perdiamo questa partita. Tiro giusto tre frecce di numero. Va benissimo. Allora, si stanno scaldando. Oh, ecco, vedete in diretta come funziona. Per chi non l'ha mai visto, immagino pochi di quelli che ci seguono, ma se ci fosse qualcuno che non l'ha mai visto, come si gira il bull quando i settori sono iniziati a danneggiarsi, basta girarlo di mezzo di due tacche, praticamente di due spicchi, e si riparte col settore nuovo. In maniera così il bull dura verde la seconda molto di più. A me che non becco mai il 60, fuori, dura comunque molto. Loro invece se lo tritano. È meglio che lo girino. Io lo giro una volta al mese per curiosità. Mi pare che parte Bompieri. Esatto. Sento. Parte con un bel centone. Risposta con un 100. Novantasette per ora, una tripla a giro. Cinquantanove. Ho gufato. Scusami. Brutta quell'ombra che c'è sul bull di Bompieri. Ah già. 140. Ah già, mi sono ricordato che Bompieri sul bull, se vedete, montato. 97. Tanto fa bel 97, in quello che una volta veniva chiamata la bara, che è una macchinetta praticamente da soft, molto antiquata. Lui ha ricavato lo spazio del bull da steel. 145. Tanto un 145. Lui ha ricavato lo spazio per il bull da steel all'interno, probabilmente la richiude e fuori c'è il soft. Ma vedo dei fili. Appesi in malo modo, ma tanto non penso che tiri fuori dal bull. Ah, che sfiga. 46. Ne ho un 46. Al limite vedremo qualche scintilla dalla parte di Bompieri. Attenzione! 37. 20 resta. Campione, no, mi sbaglia il doppio 10. Chiusa una seconda. Benissimo. Le mando a dire due frecce. Buoni. Un leg tutto sommato abbastanza tranquillo per entrambi i giocatori. Primo break di Tomasetti per Bompieri. 45.
Tomassetti. Quando facevo le grafiche ho sbagliato più volte questo nome perché mi viene da mettere due M e una S sola. Provando. Non posso neanche cambiare, chiamarli per nome perché sono Stefano e Stefano. Tomassetti sicuramente è il più conosciuto tra le freccette perché vanta anche qualche apparizione televisiva, se non mi ricordo male, in cui faceva vedere come si tirano le freccette sulla Rai, mi pare. 96. Dopo che in Grecia ha vinto un grosso torneo di cui non mi ricordo il nome. Ma ovviamente io non sono Diddle, io sono quello che lo sostituisce in malissimo modo. Però mi diverto a guardare una partita insieme a voi, una partita che altrimenti andrebbe persa, perché da sabato sera o forse domenica pubblicheremo il resoconto della settimana. 59. Tutte le partite diventeranno subito vecchie di questa settimana e partiremo con la prossima settimana di Italian Super Premier League. 66, 161 resta. Una Super Premier League che andrà avanti ancora per 4 settimane più o meno. 45. In una prima fase, appunto, ci sono due gironi da 8. Questo è il girone 1, c'è ovviamente il girone 2. I primi 4 passano di ogni girone per l'ultima fase. 137, 24 resta. 137, siamo in chiusura. Bompieri è un po' indietro, ma mette pressione 98. Con un 98. Pressione che tra l'altro penso Tomassetti senta ben poco. 98. Anche perché, insomma, non c'è in ballo molto in questo torneo se non il prestigio. Sballa però. Però qualche premio in fondo lo stiamo ancora definendo. Oh, cazzo. 60, rimango a 20. Vediamo come chiudono, poi magari ve ne parlo anche di quello. Yeah, 21, 3 resta. Non un bellissimo leg. Tante doppie sbagliate, addirittura il singolo. Un po' freddi i giocatori, ma sono assolutamente sicuro che si scalderanno. Perché ci sono comunque 12 leg da giocare. Non so. Brutti giri qua. Ok. Vediamo questo leg, veramente non eccezionale. Buoni. Però Bompieri riesce a portarsi in pari, a rifare il break a Tomassetti che veramente ha sbagliato tantissimo in doppia e ha abbassato la sua media di 20 punti addirittura. Era 88, adesso 68. 45. Parlevamo un po' di premi. Nella parte finale ci saranno due bull 81. Data Darts offerti da Italian Darts più un board offerto da Palmo 35. Di Camola e un altro board offerto da Palmo di Camola per il Predictor di Diddle for the Middle, un gioco che vi invito a andare a vedere sulla pagina di Diddle. 60. Che praticamente sono le
le scommesse su chi vincerà sulle partite al pari di come si fa più o meno per la premia 100. BDC, al quale ovviamente ci siamo ispirati, no? Non per il predictor che forse c'era anche prima, ma per la gestione anche un po' mediatica del torneo. 58. Almeno io la PDC la vedo proprio come un esempio da seguire. E penso concorderete con 100. Me che non c'è niente di meglio per godersi le freccette di una partita trasmessa dalla PDC, che tra l'altro è riuscita con grandissimi sforzi a mandare avanti i tornei in assenza di pubblico. E per questo veramente da ringraziare. 92. Altrimenti veramente tutto il mondo delle freccette sarebbe rimasto fermo, almeno così su Skype o da Zon riusciamo a seguire con i mitici commenti del giorno le partite dei campioni oltre manica irlandesi anche. 40, 170 resta. Io 170, 170. Big Fish. Il primo. Sembra un triplo 1. Attenzione. No. Oh, era un triplo triplo. Rimango 25. 145 fatti. Ha rischiato un Big Fish. Accidenti, Stefano Bompieri rischiava di chiudere a 170, che è la chiusura più alta che si può fare a freccette. Adesso lo sbaglia clamorosamente la singola con 20 punti, gliene rimangono 5, sceglie di sballare, scelta giusta. 123. Non può più chiudere qui Stefano Tomasetti. 38, 85 resta. Un 38, ancora. Ci riprova, 9, doppio 8, e stavolta la chiude in due frecce. In due frecce, in due frecce. Tomasetti che riparte con una tripla. C'è un effetto reset, poi ogni volta che si rinizia un leg... 100. Il cervello anche ha una specie di effetto reset, a volte non buono, a volte ti fa ripartire. Buona vena. Sessantino, tutte belle raggruppate. Triplo 19. 77. 77. Triplo 20. Sembra un altro. Sono leggermente... 140. No, erano dentro. 140 per Stefano Tomasetti. Okay. Risponde però Bompieri con 100. Centone, sembrava un 140. Cinquantasette. Continua a macinare centoni Bompieri e ancora un filo indietro. 54-90 rimane, tenta di nuovo 54 ma becca il 4. Sono... 112 32 resta. Stupenda visita di Stefano Tomasetti. 60, rimango a 124. Chiusa con la seconda. E chiude con la seconda, Stefano, un bellissimo leg.
Comunque sono 17 frecce, mi pare di aver visto. Riporta la media a 70. E più si addice alla qualità del giocatore. 100. Botta risposta. Ottantuno. Leggermente coperta, qua andrà sul 19, no, insiste sul 20. 57. Ha cercato di togliere l'1. Cercato il 51, come i veri sanno fare. Guarda qua una freccia a Stefano Bompieri. E non 20, comunque porta a casa 80 punti preziosi e lo portano un filo avanti. Leggermente alta, sono 40, sembra. 60. 60, un pitino. Bompieri qua un altro triplo, può prendere un piccolo vantaggio su Tommasetti. 100, rimango a 140. Un altro centone molto costante sul 20. Ottantacinque. E a volte è veramente questione di un millimetro sopra o sotto quel ferretto del triplo 20. Come Iva Ziraldo aveva mostrato in un suo filmato, mi pare, sul suo canale YouTube, dove tiene tantissime informazioni per i ragazzi che vogliono iniziare. 45. Il maledetto millimetro che fa la differenza. Come qua, sono due a un millimetro sopra il ferretto. Buon invito per la terza freccia, un attimo di pausa. Non scordo. Gliel'ho tirata, eh. Un millimetro secondo me erano tutte appoggiate al ferretto qua. 154, siamo distanti. 28, 57. 97. 97. La prima. 40, stavolta non sbaglia. Stefano Bompieri. Buoni. Tre a due per Bompieri. Riparte di nuovo in tripla a bomba. Tommasetti. 140. 140. Ha resettato. È ripartito. Cinquantasette. Bassa, scende sul 19. 58. Tra l'altro adesso noto che Stefano Tommasetti ha il bersaglio data d'arte lì, te, che sono proprio come quelli che Italian Darts ha messo in palio per i primi due giocatori classificati alla fine del torneo. Qua sta entrando 133. Un 133. 133. Ottimo leg questo di Stefano Tommasetti. 100. 100 sempre costante. Oh, ho sbagliato. Costante Bompieri. Un'ottima media. 96. 74 resta. Qua c'è poco da fare, a meno di clamorosi errori di Tommasetti, questo leg se lo porta a casa lui. 44. Bull rosso? Chiusa. C'è! Bellissima chiusa, sempre spettacolare. Buona. La chiusura sul bull rosso. Sul bull rosso. Che vale 50 punti tondi.
sul quale ci si gioca spesso le chiusure veramente più spettacolari. 24. 3-3 in bilico. La partita a 59. 12 leg massimi, per cui è possibile il pareggio 6-6 oppure la vittoria per il primo giocatore che arriva a 7 punti. 180. E qua piazza il primo 180 della partita. Ottimo Bompieri, che tra l'altro aveva il servizio, per cui questo 180 ipoteca un po' il risultato 44. Di questo leg. Anche perché Tomasetti è fermo all'autogrill. 99. Ma sappiamo che ha non 6 marce, ma 7 per poter recuperare. 42. Rimango a 104. E... 95. 104, tirerà il triplo 18. Becca la singola. 86 rimane. Ancora triplo 18, non entra. Triplo 10 probabilmente, vediamo cosa sceglie. 56. Va sul 20. 48 rimasti. 48 per portarsi al doppio 16 di chiusura, ma qua attenzione. 180, 81 resta. Ve l'avevo detto che aveva 7 marce, ci infila un 180 per mettere un po' di pressione. Vediamo, doppio 16, doppio 8. Chiusa con la terza. Cioè, forse ha tirato un sospiro di sollievo Stefano Bompieri chiudendo questo leg, vedendosi arrivare Tomasetti alle spalle con un 180. 55. Parte piano, invece Stefano è abbastanza costante, sul 20 veramente... 140. Bel gioco, belle frecce. 100. 140 o 100, forse è corretto a 100? Di sì. 140. Risponde 140 Stefano Tomasetti. La partita è ancora 60. Apertissima, anche perché i giocatori stanno giocando praticamente a pari livello, anche se forse Stefano Tomasetti adesso ha fatto vedere qualcosa di meglio. 57. Ma anche no, sono veramente alla pari. 40. No, scusami, è 59. 57, 77, 78. Ok. 19 che entra, 76 punti fatti sembra, 95, 154 resta. Belle frecce di Bompieri, che ha preso un 1 ed è sceso subito al 19 e gli ha pagato perché gli ha preso due triple. 82, 72 resta. Tantotto rimane, tirerà ancora 120, 28, doppio 14. Sembra dentro. Chiuso. La chiusa? Non ho mica capito, sembra di sì. Ok. Eh già.
Ah, ok, non è arrivato l'audio neanche a Tomasetti. Chiusura da 148, Inter Frecce. Grande Bompieri che brecca Tomasetti. E qua si fa interessante. Qua si fa interessantissima. Una chiusura pazzesca. Non si era capito, infatti, ne era mancato l'audio. Anche se la freccia sembrava dentro, ma aspettavo conferma prima di azzerare le leghe, perché poi non riesco a tornare indietro. 100. Tanta punti fatti per Bompieri. 100. Che adesso serve. Deve stare attento al leone Tomasetti, che adesso si sarà scosso certamente. Tenterà la rimonta e deve approfittare che adesso sta servendo per conquistare il sesto leg, aggiudicarsi il primo punto. 100. Che possono essere due se arriva a 7. messi in 2 mm quadri, neanche 3. 135 per Tomasetti, forse 166 che non si può chiudere. Ma Bompieri è ancora un po' distante. Resta. Ci servono le triple per pressare un po' Tomasetti, che è già in chiusa comoda. Le triple arrivano, 134. 84 resto. Che giocatori. Bompieri non lo conoscevo, ma sta vedendo la vita dura Tomasetti. Sbaglia il bull. Allora. 29, 41 resta. Bompieri potrebbe dare la zampata. Aglia va sull'1, 83 rimane, 51 lo manca. Era un 18, no? 27, 28. Rimango 56. 9 preso, doppio 16 per portarsi a casa il leg. Molto bassa la prima, ma prende le misure. No, 9, 32. Non entra, attenzione, perché sul 56 qua Bompieri potrebbe portarsi a casa un altro leg. 16 c'è, molto a filo. Doppio 10. No, è un doppio 6. 20, 36, 46, 48. Sì, esatto. 8 rimane. Chiusa la prima. Tomasetti, con un pizzico di fortuna, se posso dirlo, aveva iniziato un leg alla grande, poi ha rischiato quasi di perderselo, ma in chiusura è arrivato. E se l'ha portato a casa. 4-5, un solo leg di svantaggio. Ed è lui a servire ora. 81. Tra l'altro oggi abbiamo presentato anche l'app di Freccetta Italia, che è al servizio del torneo Italian Super Premier League. È una 140. Semplicissima applicazione che raggruppa semplicemente i link alle varie parti del torneo. Quindi ci sono ovviamente le pagine che hanno creato il torneo, Bidder for the Middle, Darts Never Stop con Roversi e Freccetta Italia con tutto il suo team. Poi c'è il link al canale 43. YouTube, dove trovare tutte le partite trasmesse in fila una dietro l'altra,
molto comodamente nella playlist. Ci sono i link agli sponsor. 125. Per cui c'è Italian Darts, Palmo di Camola con i suoi bordi per dardi. Uno è quello che vedete attorno al bull di Tomasetti. 133, 104 resta. E le figurine, quelle che produco io. E molte delle quali avete visto girare già sui post. 23. Dei vari giocatori, perché le abbiamo già consegnate per tempo a tutti i 16 partecipanti delle fasi finali. 88, 16 destra. Qua Bompieri alza la bandiera bianca oppure no? 100, rimango 136. Mette un altro bel centone, gira 74, comunque Bompieri è comunque salito. Ma Tomasetti pure. In cerca del pareggio. Doppio 4. Esterna. 8, 8 destra. Succede una flabile possibilità a Bompieri che non la sfrutta. Difficile comunque una chiusura tre cifre da 136, fa 44 punti, portandosi a 92. Un doppio 4 che è abbastanza comodo per Tomasetti. Chiusa da chiudere, infatti. Buono. Se la porta a casa 5-5, il leone si è risvegliato e non ha nessuna intenzione di concedere punti agli avversari del girone. Salite ulteriormente le medie 77 per Tomasetti e 73 per Bompieri, che comunque sta infilando una rata di 100. Molto preciso sul settore. Bel giocatore, bel tiro. Ottanta. Questo è il suo leg. Deve assolutamente 57. Portarselo a casa, visto che lui è servizio, per non rischiare veramente di perdere la partita. Chissà se nel giocatore brulano queste idee o semplicemente è immerso, è isolato, come solo i più bravi riescono a fare. Cazzo, 44. Ti sta perdendo un po' di precisione, secondo me, anche perché appunto quando arrivi al 5 a 5 ti iniziano a frullare le idee in testa, e lì mantenere la calma non è facile, il braccio non fa quello che vuole la mente. 44. Un altro 44. Però si è bloccata, non si vede la terza freccia. Mi fido dell'audio. Sì, era bloccato un attimo. 79, 142. Di lontano Bompieri ha perso un po' di precisione, ha fatto un tre giri. 60. Senza triple. E Stefano ne sta mettendo una a giro. 60. Wow, ha rischiato una super chiusura e comunque gli rimane comoda per il prossimo giro quando Bompieri minimo 6 frecce per chiudere. Bellissimo giro di Stefano Bompieri. Chiusa la prima. E Tomasetti. Il leone si è risvegliato e ha portato a casa 3 leg consecutivi, mi pare. Ed è lui a servire sul 6 a 5. 93. Parte con 93. Buoni. Vediamo se entra. Un centone a cui ci ha abituato Stefano Bompieri.
59. Ecco che entra la tripla, gliene serve un'altra. 135. E arriva, si riporta quasi in pari. 26. Un giro, vediamo, arriva la tripla e qui Gompieri, 85, un attimo di distrazione sulla terza freccia forse, ma 85 punti fatti che lo proiettano un passetto avanti davanti a Tomasetti. 100 e risponde con un bel centone. Vediamo se Bompieri riesce a tenere quei pochi punti di vantaggio fino alla chiusa. 100, rimango a 122. Si blocca, eccolo lì, un altro centone, mantiene il vantaggio, come risponde? Triplo 20, 120 fatti, tirerà triplo 18. No, 140. 122 si parte dal 18, 118 rimangono, 54, 64 rimane, credo, 54. No, non fatemi fare i conti. 54, 74, 78 rimango a 40. 44? Che cazzo ho fatto? No, allora avevo fatto 54. I conti giusti. Bravi i conti. 44, 74, 88, no. E vengo a 44. Sì. Io sto a 44. Distrazione di Bompieri. 84. Possibile chiuderla. 64 rimane, tirerà il 14, becca il 42, 22 rimane. Ah, 59, ah. 25 resta. 84. Che un... No. 59. No. No, entra la doppia, mannaggia, entra la doppia, non può più chiudere, non può più chiudere. Rimango a 16. 23, 28 sono fatti. 19, 28 fatti. Mannaggia, questo qua regala una chiusura. Chiusa. Esatto, Tomasetti che non si perde. Bravissimo, stai grande mezzo. Cavolo, l'ha giocata fino in fondo, dai, Stefano Bompieri, bravissimo. Soddisfatto, ovviamente complimenti anche di Tomasetti. Più utile, sono andato in panico. Questa è la questione mentale. 6 a 4 contro di te per me è già un ottimo risultato. È un 7 a 5, anche il puntaggio della carnata. Una bella partita, dai. Comunque bravo, bravissimo, bella partita, Stefano Tomasetti non ha dominato ma ha approfittato delle occasioni che Bompieri gli ha lasciato, poche occasioni a dire il vero perché ha tirato veramente molto bene anche Stefano Bompieri, un gran bel giocatore, una bella precisione sul 20, poi come abbiamo sentito dalle sue parole sui leg finali con Leone che stava recuperando da dietro, con Leone Tomasetti si è un po' agitato, si è visto nella perdita di lucidità sia sul conteggio che su qualche freccia che ha iniziato a uscire dal settore desiderato. Va bene, vi ringrazio, spero che vi sia piaciuta questa partita e così non l'abbiamo persa, la salveremo per i posteri, la troverete anche sull'app di Freccetta Italia.
Un saluto a tutti quanti da Diddle for the Middle, Freccetta Italia, Italian Darts e da Palmo di Camola e da Darts Never Stop. Saluti!